parte del giardino è all'inglese, quindi in realtà c'è una visione della natura che, sebbene sia artificiale, ha lo scopo di immergere l'uomo stesso nella natura, quindi gli alberi che lei vede sono posizionati in macchie generalmente da 3-4 esemplari e queste macchie di alberi sono per di più di specie diversa, quindi lo scopo è quello di esaltare anche il colorismo delle chiome in maniera diversa. La sensazione migliore è in autunno, ovviamente, però ecco, lo scopo è quello di far immergere sempre questo uomo nella natura. Anche la fontana che lei vede al centro, vede che non è nella stessa altezza di tutto il piano di parco, questo perché c'è stato uno scavo, per raggiungerla bisogna percorrere delle scalinate e in realtà ecco, il materiale comunque scavato non è stato, come dire, buttato via, in quanto viene recuperato per creare le collinette, quindi cercare anche un po' di valorizzare il giardino all'inglese nel senso vero dell'inglese, quindi il giardino pascolo, quindi caratterizzato dai grandissimi prati, e questa è una delle visioni più rilevanti. Poi ovviamente della fontana mi sembra che rimane poco, perché... Allora, la fontana in realtà è tutta da restaurare, nel senso che all'interno, se vuole, possiamo avvicinarci.